Buonasera e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e in questo video stiamo continuando la nostra missione qui sull'isola di Pony. Abbiamo appena sfidato quella che vedete qui dietro di noi, ovvero Hapi, o Apu in inglese, che tecnicamente sarebbe la comuna dell'isola, ma non era la sfida ufficiale. Ci ha detto di tornare al villaggio del mare per scoprire appunto se ci sono notizie su quello che può essere il nostro Kahuna dell'isola, perché attualmente non si trova. Quindi cerchiamo di tornare al villaggio del mare. Allora, si va da questa parte, poi si può scendere di qui convenientemente e torniamo qua. Allora, innanzitutto andiamo a curarci Pokémon. Direi che è una cosa buona e giusta. E tra l'altro lì sotto ho visto una Lilia selvatica, quindi potremmo chiedere a lei, che prima qui non c'era, se non sbaglio. Salve. Come sta procedendo il tuo progetto? Hai catturato qualche nuovo Pokémon? Per favore, mostramelo. No, non ho catturato nessun nuovo Pokémon. Cosa vuoi da me? Oh. Vabbè, tu sei con il tuo solito Snowy, cioè, va bene. Questo si fa tutto l'anime con un solo Pokémon. Andiamo di Firefang. Dai, mi ha congelato. Ma che sfiga può esserci? Ok. Perlomeno è uscito subito dal congelamento. Perfetto. Grazie, ci dice, per aver distrutto il suo coso. Sta cercando l'isola della Kahuna, il Kahuna dell'isola? Magari dovresti controllare e chiedere a mio fratello. Penso che sia nell'Ancient Pony Path. Ok, quindi bisogna ritornare là. Torniamoci. Diamo una curatina di nuovo ai nostri Pokémon. Sì, lo so, sono particolarmente ossessivo con le cure dei Pokémon. Come avrete visto, notato in questa serie, però mi piace sempre avere i Pokémon al loro massimo. Allora, si può andare da questa parte, sì, e torniamo quindi all'Ancient Pony Path. Eccoci qui, da questa parte. Allora, è qui dentro magari? No, rubiamo il raccolto, no, non si può, non c'è dentro niente. Magari avrebbero potuto metterci delle bacche. È da questa parte, fratello di Lilia? Nope. Allora sarà per forza quassù. Nel frattempo dovremo farci strada combattendo. Allora, lui che Pokémon potrà avere? Non lo so, quindi mettiamo davanti Poipole. Eccoci qui. Ed eccolo lì sopra, infatti, Iridio. Allora, lui è Raymond che manda in campo Turtonator. Azza. È raro, sì. Raro e anche tosto. Andiamo di Sludge Bomb. Ok, però gli facciamo un buon danno. Beh, anche lui ce ne fa, però, mannaggia. Cambia un Pokémon e mandiamo in campo l'Ikarok. Body Slam non ci fa nulla. E andiamo di Rock Tomb. Super efficace. Perfetto. Poi Drampa. Drampa dovrebbe essere tipo drago normale. Noi non abbiamo mosse di tipo folletto, non abbiamo mosse di tipo drago, ma abbiamo mosse di tipo lotta. Quindi Incineroar è tutto tuo. Brick Break. Ah, l'attacco speciale aumenta. Mannaggia. Vai, Brick Break di nuovo. Noi questi due Pokémon rari li abbiamo catturati, tra l'altro, li abbiamo lì nel nostro Living Dex fieri. Flamethrower, no, dato che sei un attaccante fisico e non speciale. Ora diamo una curatina ai nostri Pokémon. Eccoci qui. Vai, super pozione, super pozione. Eccoci qua. Allora, Iridio. Chissà che Pokémon avrà Iridio? Chissà che Pokémon avrà Iridio. Io butterei davanti Rowlet. Vai. Ho sentito che anche tu stai cercando il Kahuna dell'isola. Combattiamo per vedere se sei almeno pronto per la sfida. Va bene, caro Iridio. Combattiamo. Ok, l'Ikarok forma notte. Leaf Blade. Ah, ma lui conosce mosse di tipo roccia, vero? Me lo distrugge. Forse però con Sucker Punch posso batterlo? Sì, vado. Perfetto. Nice work. Sì, se non avesse fallito Stone Edge, mi sembra, mi avrebbe one-shottato.
Stavo cercando, stavo controllando qui il Vast Pony Canyon sulla barca laggiù. Dovresti andare avanti, ti raggiungerò. Ok, andiamo qua allora. Vai, andiamo al Vast Pony Canyon. E ci sarà qualcosa da fare qui, immagino. Dovremmo incontrare qualcuno. Vediamo se troviamo qualcuno di strano qui. Akamo o no, non è qualcuno di strano e non ci interessa. Anzi, ora metto subito un repellente. Ecco fatto. Ecco qua, Chris. Evidentemente era lui. Allora, se dovremmo sfidarlo, lui inizierà come al solito contro Genemaru. Quindi, Rowlet, Incineroar, è tutto tuo. Glacial, sei arrivato giusto in tempo per vedere il mio nuovo Vikavolt. Ah, è venuto qui per far evolvere, giustamente. Giustamente, da qualche parte doveva farlo evolvere, no? Allora, Fire Fang. E addio, Togedemaru. Poi, Vikavolt. Lasciamo in campo Incineroar. Bellissimo Vikavolt. Andiamo di Fire Fang, super efficace, e lo bruciamo pure. Ah, anche tentennato, beh, gli è andata male. Andiamo poi di acrobazia. Ok, perfetto, abbiamo battuto anche Chris. Ah, stai cercando il Kakuna dell'isola. Non c'è nessuno qui però. Forse Suiren potreste saperlo. Stava parlando ad un suo amico riguardo appunto al Kakuna dell'isola. È nelle Pony Wilds, alla spiaggia. Ok, quindi torniamo indietro alle Pony Wilds. Vai, Ancient Pony Puff. E poi da qui si torna alle Pony Wilds. Oh, bisogna fare un po' di staffetta. Cioè, questa è la regione delle staffette. La regione di andare avanti e indietro come degli stronzi. Potremmo passare almeno questa volta. Perché mi sa che devo andare proprio qui. Sì, ok, possiamo passare. E ecco Suiren, lei avrà Pokémon sicuramente di tipo acqua, quindi Rowlet sono tutti tuoi, sperando che non conoscano mosse di tipo ghiaccio. Ciao Glacial, hai appena mancato il mio amico o la mia amica, non so, in inglese non si può capire. Mi ha aiutato. Ah, sì, ok, quindi è la mia amica. Mi ha aiutato molto. Ecco, guarda, guarda tu stesso. Va bene, vediamo cosa vuole Suiren, anzi. Ok, ha fatto evolvere finalmente il suo Popplio. Dai, bene. Allora, Leaf Blade. Ah, però il danno di surf. Attenzione, lo sostituisce e manda in campo Sandy. Un Eevee? Carino. Allora, Leaf Blade di nuovo. Sdoppiatore? Bella. Perfetto, a questo punto cambio anch'io e contro Brion mando Poipole. E andiamo di Sludge Bomb. Perfetto. E abbiamo sconfitto anche Suiren. Cosa ne pensi? Niente, non devo pensare nulla. Ah, il Kakuna dell'isola? Non so niente riguardo ciò. Ma forse potresti andare a combattere Tapu Fini alle rovine della speranza. Dovrebbe essere ad est dell'Ancient Pony Puff. Ok, a questo punto quindi si sarà sbloccato il passaggio. Facciamo un salto al centro Pokémon qui per curare i Pokémon, dato che siamo di passaggio. E andiamo quindi verso Tapu Fini. No, non voglio più il repellente, grazie. E dovremo provare a catturare il buon Tapu Fini. Vediamo se riusciamo a farlo in scioltezza oppure se ci farà penare. Allora, passiamo su di qui. Andiamo qui sotto. E siamo arrivati all'Ancient Path. Eccoci qui. La strada ora è libera. Sì, però c'è Ibis. Mannaggia lei. Allora, lei cosa aveva di Pokémon? Aveva Steenie, se non sbaglio. Steenie, quindi mandiamo Poipole. Ho appena finito la mia nuova ricetta. Ora che ho fatto, posso aiutarti a prepararti per la tua sfida. Non ti avevo chiesto niente, ma va bene. Ah, ora si è evoluta in Sarina. Ok. Andiamo di Sludge Bomb. Tropicalcio. Ok. Prenditi questo attacco e poi vai di Sludge Wave. Perfetto.
Amazing Job, attenzione, Amazing addirittura. Allora, cambiamo Pokémon davanti. Aspetta, non so se poi qui dentro ci sarà direttamente il Tapu. No, siamo nella costa e dobbiamo affrontare Kyogre. Contro Kyogre ovviamente mandiamo sempre Lycanroc. Vai. Ho finalmente sconfitto Tapu Fini, la prova di Tapu Fini. Ho superato, anzi, la prova di Tapu Fini. Permettimi di mostrarti il mio nuovo potere, vai, mostrami il tuo nuovo potere. Charizard contro Lycanroc è destinato a soccombere sempre con un solo colpo. Ok, poi Marowak di Alola. Lasciamo Lycanroc. E andiamo ancora di Rock Tomb. E poi di Crunch. Livello 46 per Lycanroc. Ed infine Tartanetor. Andiamo di Rock Tomb di nuovo. Flametrower lo reggiamo bene. E andiamo di Rock Tomb di nuovo. Perfetto. I'm so happy, attenzione, così contento di aver perso. Allora, qui troviamo un Flynium Z. Poi, qui abbiamo una Gracidea. Attenzione, è importante, eh? Quello che permette di cambiare forma a Shaymin, se non sbaglio. Qui un Max Revive e lì c'è Tapu Fini. Nel frattempo qui abbiamo anche un'altra allenatrice. Mi sa di tipo di Pokémon di tipo acqua, quindi mettiamo davanti Rowlet. Eccola qua, Tubina Gemi. Ok, che invece ha Pokémon di tipo terra, che vanno comunque bene. Leaf Blade. E Spennazzi Brave Bird, va benissimo comunque. Tanto subiremo pochissimo di contraccolpo. Poi Geodude. Lasciamo Rowlet. E andiamo ancora di Leaf Blade. Poi Vulpix. Sì, questa volta cambiamo. E mandiamo. Oddio, può essere Vulpix di Alola? Vabbè, in ogni caso mandiamo Incineroar. No, ok, Vulpix normale. Quindi ti becchi un Darkest Lariat. Ed infine Graveler. Ritorniamo in campo con Rowlet. E andiamo di Leaf Blade. Peccato che abbia vigore questo stronzo. E però mette Stealth Rock, perfetto. Ah, sbagliatissimo. Andiamo di Sucker Punch e addio. Perfetto, abbiamo sconfitto anche Tubina Jamie. Ed ecco Tapu Fini. Allora, mettiamoci Pikachu davanti. Poi salviamo la partita. E proviamo a prendere Tapu Fini. Eccolo qui. Carino anche questo, eh? Carino anche Tapu Fini a livello estetico. Allora, Nuzzle. E si va a. Non è stato paralizzato? Perché non rimane paralizzato? Ha un'abilità che io non conosco? Può darsi. Allora, andrei di Netball. Efficace su Pokémon di tipo acqua, questa è di tipo acqua, quindi andiamo di Netball. Però non so perché non venga paralizzato, sinceramente. Beh, grazie, ci cura pure. Meglio di così. Peccato che continui ad uscire. Vabbè, mi ha solo tirato tre Pokéball, eh. Mi ha solo fatto tre tentativi. Buono, al quarto ho catturato. E abbiamo quindi ora tutti i Tapu. Land Spirit Pokémon, tipo acqua folletto, non si capisce perché io non abbia potuto paralizzarlo, ma dettagli. Salviamo.
Ecco, fatto. Ed ora possiamo entrare anche qui dentro. Ruins of Hope. Allora, qui c'è la carissima Happy. Diamo una curatina ai nostri Pokémon, che magari qua ci fa combattere. Ecco, fatto. Dato che lei tecnicamente usa Pokémon di tipo terra, io preferisco sempre mettere davanti Rowlet. E andare di pozioni. Ecco, fatto. Salve. Tapu Fini non è qui al momento. E probabilmente l'hai appena mancato. In realtà l'ho catturato, ma dettagli. Ma non preoccuparti. Come nuova Kahuna dell'isola, accetto la tua sfida. Ora, proprio ora. Ok. Rowlet, vai tu. Vediamo se ce la facciamo con Rowlet. Contro Mudsdale, Cacchiarola. Questo Pokémon ha una difesa altissima, non so se ce la facciamo con Rowlet, eh. E soprattutto se ci fa tentennare. Ok, poi ha sopportazione, vero? Sì, quindi aumenta la difesa ogni volta. Ok, buono. Andiamo a curarci il nostro Rowlet. Iperpozione. Ed ora Leaf Blade di nuovo. Perfetto, abbiamo sconfitto quindi la Kakuna dell'isola Apu. E abbiamo sconfitto anche l'ultimo Kakuna dell'isola, quindi. Ce l'hai fatta in qualche modo. Puoi avere questo, lo Stidium Z. Perfetto. Con questa potenza puoi aumentare la potenza delle mosse di tipo acciaio. E sei l'ultima persona a completare il proprio progetto, quindi andiamo a casa ora. Va bene, Rotomdex. Seguiamo il suggerimento del Rotomdex e andiamo a casa. Allora, vediamo qual è il modo migliore per arrivarci. Probabilmente tramite la barca che c'era qui. Tipo passando da qua. Tu mi porti al Vast Pony Canyon e dal Vast Pony Canyon andiamo da Wally. Semplice e veloce. Ok, già che ci siamo qui possiamo anche mettere a posto i nostri, o meglio il nostro nuovo Pokémon, ovvero Tapu Fini, eccolo qui. 788. Quindi se ne sta proprio qui e abbiamo, come vedete, ora tutti i Tapu. Eccoli qui. E già che ci siamo anche questo Trambic, mettiamolo al posto giusto, ovvero qui. Che lo faremo evolvere in Toucannon. Poi ci manca un Chargeback per farlo evolvere in Bicavolt. Anche qui Crabrawler, la sua evoluzione Crabominable ci manca Audibombee. Ci manca un po' di roba, anche l'evoluzione di Meranny, l'evoluzione di Mudsbray. Tutti gli starter praticamente. Vabbè, un po' di roba ci manca. Però piano piano faremo tutto, eh. Anche qui. Ci manca Zarina, ci manca Oranguru, immagino qui, tipo 0 ce l'abbiamo, Minior, Komala, Tartanetor, e qui ci sono i Pokémon a stadio unico praticamente, fino ad arrivare poi a il tipo Drago, i 4 Tapu, Solgaleo tecnicamente ce l'abbiamo già, e qui abbiamo poi le Ultra Creature, e si finisce essenzialmente il Pokédex. Ok, torniamo indietro. Ecco qui. E possiamo quindi tornare a casa, come alla fine di ogni video, o meglio, alla fine di ogni giornata, non per forza di ogni video. Eccoci qui. E ci siamo. Perfetto ragazzi, io quindi vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!